Pronti per cominciare? Pronti, sì, prontissimi, infatti non vediamo l'ora. Arriviamo, spero bene, perché comunque è un percorso di questo mese e mezzo dove i ragazzi hanno lavorato bene, la squadra che ha voglia di lavorare, ha voglia di andare forte anche negli allenamenti, e quindi secondo me sotto ogni punto di vista spero e mi auguro che arriviamo bene a questa gara così importante. È la prima, le prime gare sono sempre tutte un'incognita perché non sappiamo in che condizioni siamo, come anche le altre squadre chiaramente, quindi è tutto da capire domani sul campo. Sicuramente incontreremo una squadra di livello molto alto, io la metto tra le prime tre come forza del campionato, e quindi ci aspetta una partita difficile, complicata, e capiamo anche noi che squadra siamo, saremo e quello che possiamo fare in questo campionato soprattutto. Sei emozionato? No, emozionato ormai ho una certa esperienza, quindi però no, le prime... Diciamo che rispetto all'anno scorso sei arrivato in corso, no? Sì, è l'unico anno, io quanti anni che alleno, 23, 24, diciamo che è la prima volta che mi succede di non fare un pre-ritiro campionato con una squadra, perché da allora ho sempre fatto anche da giocatore, quindi se ci mettiamo anche i 15-16 anni da giocatore, diciamo che l'anno scorso è la prima volta che non mi capitava di partire con una squadra fin dal ritiro, e quindi per me è la prima volta, però ripeto, è la prima comunque. Per tutti sicuramente ci sarà un po' di emozione, per i miei giocatori, per l'importanza della partita, perché inizia il campionato, perché tutti ci teniamo a far bene, quindi sicuramente credo che da parte un po' di tutti un po' di emozione ci sarà, ecco. Però detto questo, noi alla fine quello che ci interessa è stare bene in campo, fare la nostra partita, fare bene e far capire agli avversari che ci siamo anche noi. Quando ci avevamo visti il primo giorno di ritiro, no, sull'obiettivo dicevi alziamo un pochettino la sticella, no? Dopo un mese e mezzo insomma di lavoro, cosa ti senti di dire? Noi tutti dobbiamo essere ambiziosi, compreso il sottoscritto, perché io ho lasciato la Serie B e quella cosa lì ce l'ho ancora qua, perché comunque ci voglio ritornare. Non so quando avverrà e se verrà, però il mio obiettivo personale è quello di arrivarci. Detto questo, però poi bisogna stare attenti con le parole, perché non bisogna buttare in piazza determinate cose, perché dopo diventa tutto difficoltoso per la squadra, per tutti. Quindi noi una squadra sicuramente rispetto all'anno scorso possiamo leggermente alzare l'asticella, che questo non vuol dire chissà che cosa, fare meglio dell'anno scorso, abbiamo le potenzialità per farlo. L'anno scorso è stato un percorso in crescendo e dove la squadra è cresciuta enormemente, e quest'anno dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi nel momento in cui crescono a livello individuale, poi cresce sicuramente anche la squadra, e quindi proprio per quel motivo vorremmo, se ci riusciamo, alzare un po' l'asticella. Detto questo, la dobbiamo alzare un pochettino, poi strada facendo capiamo quanto la possiamo alzare, ecco. Però è passo dopo passo, partita dopo partita, e quindi adesso sicuramente, se andiamo a vedere le formazioni, tante squadre sulla carta hanno allestito delle squadre sicuramente importanti, e quindi noi dobbiamo pensare... Come la vedi la griglia? Ma la griglia sicuramente c'è, forte, vabbè, lo sappiamo, Vicenza, Padova, Triestina, Feralpi, ci metto il Lecco, ci metto il Lumezzano, ci metto il Trenta, il Trento, ci metto l'Atalanta, e quindi ci sono un po' di squadre che comunque sono attrezzate per far bene, e ci metto comunque anche noi, dobbiamo dire la nostra in questo campionato, ripeto, passo dopo passo, non pensiamo adesso di pensare oltre quello che dobbiamo fare, e quindi viviamo le settimane bene, giuste, e lo scopo e l'obiettivo nostro è di crescere, come ho detto prima, a livello individuale e quindi poi anche a livello di squadra. Come si arriva adesso a questa partita? Che partita ti aspetti innanzitutto? Partita difficile, perché loro è una squadra molto forte, una squadra composta da giocatori importanti, allenata da un allenatore molto bravo, che quindi oltre al valore della squadra, dei singoli, ha anche un allenatore che gli fa giocare molto bene, molto organizzato a livello tattico, abbiamo la conoscenza perché li abbiamo studiati, abbiamo visto tante partite, abbiamo visto video, quindi la conoscenza dell'avversario della mia squadra ce l'ha, ora è da capire bene come affrontarli, soprattutto poi in campo. Un conto è da lavagna e un conto poi in campo, perché sicuramente in campo tante cose possono cambiare,
e tanti aspetti possono cambiare, ma ripeto, noi tutto quello che c'è da fare per organizzare la nostra partita e prepararla bene l'abbiamo fatto in questa settimana, e ora c'è il campo che ci dirà se l'abbiamo veramente preparata bene oppure no. C'è il mercato aperto, molte squadre hanno ancora dei parecchi inserimenti da fare, Propate, per Chiesa, Giana, hanno delle uscite da fare, Cavercelli. Il Novara ha un piccolo vantaggio rispetto a queste squadre, dire certo che il mercato è chiuso, c'è solo da fare delle possibili uscite, forse dice che non, potrebbe non uscire il Navarro per il fatto che non ci sarà Lorenzini. Tu sei soddisfatto del mercato, dell'organico che ti è stato messo a disposizione o ti aspettavi un mercato migliore? Ma no, io sono un allenatore, come mi dicono e come ho sempre fatto nelle mie società, io sono un allenatore che deve allenare quello che ho. Quindi il campo poi dirà se i giocatori sono validi o non sono validi, quindi chi è arrivato, chi c'è, chi c'era, solo il campo dirà io sono qua, qualsiasi giocatore che mi arriva, io il mio compito è quello di allenarli al meglio, farli crescere, farli migliorare, dare un'organizzazione a livello di squadra ed è il mio compito. Poi dirà solo il campo se sono arrivati giocatori forti, meno forti, bravi, dipende molto anche dal mio lavoro, perché poi anche l'allenatore può incidere nel far crescere la squadra, e però l'allenatore mi dà, quindi non le fa. Però non hai risposto alla mia domanda, sei solo... Sì, per quello che è arrivato, nel senso, per quello che vedo io... C'è un giocatore del Viola Roma, di Bala, non resta la Roma, va in Arabia, c'è una ciliegina che avresti mangiato che non ti è stata data o sei contento? Ma io, ripeto, devo essere contento quando fra un po' di partite e capirò il valore dei giocatori, no? Perché poi alla fine in questo periodo si può sì pensare questo è più bravo, quest'altro non è meno bravo, piuttosto questo non è ancora in condizione, per cui magari dare giudizi ancora in questo momento è sempre un po' complicato e spesso si sbaglia, sia in positivo che in negativo. Quindi passerà un mese, due mesi, quello che sarà, e lì avrò un giudizio veramente completo di ogni singolo giocatore. Ripeto, una cosa è certa, gli allenatori miracoli non ne fa nessuno. Poi ci sono allenatori bravi, molto preparati, meno bravi, e quello poi serve sicuramente a far crescere il giocatore e in conseguenza a far crescere anche la squadra. Come è successo l'anno scorso, siamo partiti in un modo e siamo finiti in un altro modo, perché comunque la squadra... Guarda che comunque ha chiuso settimo, no? Cioè, sì, settimo, ottavo adesso, forse sì. L'ottavo. Quindi, dimostra la crescita, no? Sì, ma comunque noi infatti abbiamo tenuto tanti giocatori l'anno scorso e prevalentemente l'ossatura è quella dell'anno scorso, perché comunque l'anno scorso sono cresciuti tanto, hanno fatto bene ed era giusto poi confermarli. Quindi ripeto, io chi arriva per me va sempre bene, e il gruppo comunque per quello che ho allenato in questo mese e mezzo ha risposto bene a tutte le mie richieste e quindi per questa cosa sono soddisfatto, quindi posso dire sono soddisfatto per come ha lavorato il gruppo in questo mese e mezzo. C'è assoluta di quello che diceva Guido, da un osservatore esterno, sì. Guardando la griglia dei giocatori, e ci mettiamo pure Lorenzini che purtroppo non è disponibile, c'è la sensazione che la società abbia fatto un po' di scommesse, che se sono vincenti andrà estremamente bene. No? Ecco, tu in questo mese e mezzo hai avuto occasione, l'opportunità di capire se queste scommesse possono essere vincenti oppure parlo... No, l'ho detto prima Renato, sì, l'ho detto prima, è solo il campionato lo dirà, perché in questo mese e mezzo, avendo comunque fatto amichevoli, a parte la partita che abbiamo fatto di Coppa Italia, ma comunque nel mese e mezzo è chiaro tutti, abbiamo visto l'anno scorso il Novara purtroppo, no? E sembrava che in quel mese e mezzo il Novara avesse a disposizione una squadra molto forte, poi sono iniziate le difficoltà proprio quando è iniziato il campionato, perché poi dopo lì i valori vengono fuori, quindi se non adesso, fra un mese e mezzo, i valori dei giocatori vengono fuori, da lì non si scappa, per cui ripeto, è importante che ora ancora dobbiamo cercare di non dare giudizi, perché ancora magari tanti giocatori, alcuni giocatori non sono ancora nella forma ideale, poi invece chi magari è già entrato in forma, quindi secondo me bisogna avere la pazienza di aspettare un pochino e da lì io, voi, tutti capiremo in effetti se siamo una squadra che può fare qualcosa di importante. Chiaramente io me lo auguro, perché è quello che voglio. Mi riallaccio all'inizio quando ho detto che sono molto molto competitivo ma anche ambizioso, quindi sarei il primo a essere contento se possiamo fare delle cose in grandi, però ripeto, questo lo dirà solo il tempo.
Avete diciamo, lavorato anche dal punto di vista della prevenzione degli infortuni che sono stati un po' il tallone d'Achille della scorsa stagione. Sì, in effetti è vero, l'anno scorso quella cosa lì ci ha penalizzato tanto, forse fin troppo. Meno male che il campionato l'anno scorso non è andato avanti ancora per un mese, perché probabilmente non so cosa succedeva, però ormai è andato fortunatamente. E sì, lì secondo me siamo migliorati, in effetti almeno adesso abbiamo veramente quasi nessuno in infermeria, solo Jelenic, ma penso nel giro di una settimana, 10 giorni possa rientrare in gruppo, e domani porterò, anche se sono ancora non in condizione perché sono stati fermi fino all'altro giorno, Gerardini e Ranieri, ma non sono praticamente poco utilizzabili, e poi adesso ci siamo tutti, quindi sono tutti convocati, ecco. Quindi vuol dire che in questo periodo abbiamo lavorato bene anche lì. Quindi anche continuerete con questo lavoro anche in prospettiva? Sì, no, perché comunque in effetti l'anno scorso è stata una roba... Sì, muscolare tantissimo. Posso dire folle? A livello tattico, sì. La sensazione era che abbiate costruito una squadra, soprattutto una difesa, per giocare a tre. In realtà fino a qui tu hai sempre giocato a quattro. A quattro perché abbiamo incontrato in queste partite squadre che giocavano con praticamente un sistema di gioco dove per noi era meglio occupare il campo giocando a quattro. Solo per quel motivo la squadra è stata costruita per giocare a tre, noi abbiamo tanti centrali, noi spesso giocheremo a tre, alcune volte giocheremo a quattro in base agli avversari. Se vi ricordate bene, l'anno scorso abbiamo sempre giocato a tre, certo. Però nella partita più importante, probabilmente se non ho quell'intuizione di giocare a quattro, magari non so come finiva, non lo so, e quindi è giusto che un allenatore possa capire bene quello che poi può essere importante in quella gara. Noi abbiamo giocato col Fiorenzuola 4-4-2 e credo che dei risultati importanti li abbiamo ottenuti. Detto questo, noi dobbiamo essere bravi a fare più cose, i giocatori devono avere la conoscenza di poter fare all'interno del campo più cose, o all'interno del campo, o preparare una gara magari in maniera differente da come l'abbiamo preparata magari la settimana prima sotto l'aspetto tattico. Ecco quello. Domani per risolvere, pensi di giocare a 3 o a 4? Domani ho un dubbio, noi abbiamo provato tutte e due le cose, quindi potremmo ritornare alla difesa 3, come possiamo giocare a 4, come possiamo all'interno della gara cambiare il sistema di gioco, quindi noi sappiamo, abbiamo la conoscenza dei due sistemi di gioco, quindi anche se ci ho in mente tutto, quindi per me è tutto chiaro, vediamo domani poi quale sarà la soluzione migliore. Se giochi a 3 saranno per fuggire la Cinica e Dotti? Sì, con molta probabilità. Con molta probabilità sì, anche se poi noi fortunatamente abbiamo un giocatore come Biringhelli che oltre a fare il quinto può fare bene o il terzino destro nella difesa 4 o anche il braccetto di destra, ecco. Quindi anche lì possiamo e poi... In mezzo c'è non avendo Ranieri e Calcagni di Mugno. Sì, Calcagni di Mugno potrebbe essere la soluzione dei due mediani, poi anche lì da capire se voglio giocare con i tre centrocampisti, con i due, con due tre quarti e una punta, con due punte e tre centrocampisti, ho l'imbarazzo della scelta. Marosini con l'area di casa lo fai giocare? Marosini secondo me deve giocare, perché è un giocatore che intanto ha bisogno di riprendere fiducia e stima, e lui si è allenato molto bene con me, sono molto contento di lui, come ha fatto questo periodo, per il giocatore che è e soprattutto per il ragazzo che è, quindi sono veramente contento. Ganz, come sta? Ganz è chiaramente da poco con noi, quindi ha bisogno un po' di essere un po' ricondizionato a livello atletico, a livello fisico, è arrivato molto motivato, quindi siamo ben felici e abbiamo bisogno appunto anche della sua esperienza e del suo modo poi di stare in campo, perché sicuramente ci darà una mano. Quindi potresti fare un 3-4-2-1 con Mancini e Morosini? Sì, ho due o tre soluzioni, quello potrei giocare ancora 4-4-2 o potrei fare 3-5-2, più o meno sono questi i tre. Quei tre mazzi già convocati? Sì. Quindi è a posto, è arrivato giusto. Non sono pratico, è a posto. No, tutti come tranne Jelenic, che è ancora in fase di... Ma no, lui ha bisogno, dopo la pulizia di ginocchio, ha bisogno di un pochettino di tempo per ritrovare così la sua condizione ideale, però il resto siamo tutti, ripeto, tranne Ranieri e Gerardini, che comunque ha fatto praticamente oggi il primo allenamento con noi, li porto in panchina, ma saranno utilizzabili così per un
breve periodo di tempo, ecco, soprattutto all'interno di una gara. E alla Feralpi, come si dice, al di là che vi ha detto nella... E la Feralpi è una squadra che comunque punterà a vincere il campionato, perché comunque intanto è una società importante, di livello, è una società di grandissima qualità, anche dopo la retrocessione molte volte succede che retrocede dalla B, comunque c'è quello sconforto, quella frustrazione iniziale, loro, perché ho letto tante dichiarazioni soprattutto della dirigenza, loro sono pronti a riprendersi quello che hanno perso, una società molto viva, organizzata. Non prendono Candellone dall'università? Non penso, perché già l'altro giorno ha fatto bene, quindi non prendono penso. Prendono Di Stefano dal Modena. Ok. Quindi, però sicuramente è una delle squadre più forti e attrezzate per vincere il campionato. Dal punto di vista fisico come sta? Perché partito di Coppa Italia avete cominciato sempre molto bene. Sì, come i secondi tempi, ma come normale in tutte le squadre, dove comunque i secondi tempi sicuramente i ritmi saranno un po' diversi. Noi ci siamo allenati bene, ci siamo allenati sempre con forza, con un buon lavoro, e quindi anche quella cosa lì credo che è in fase di miglioramento, e dove i secondi tempi, che magari in queste due partite hanno detto che un po' avevamo perso a livello fisico e atletico, credo che più andremo avanti, più quella cosa lì la miglioreremo. E poi ripeto, dipenderà molto domani da tante cose, dal risultato, da come va la partita, da tanti aspetti, che quelle cose lì non puoi sicuramente controllare il giorno prima. L'inizio non è facile, poi c'è l'Atalanta, un po' l'inizio. Eh sì, abbiamo un po' partite un po' tutte toste, ma poi alla fine sono sempre partite da giocare, quindi o prima o dopo sono tutte partite da giocare. Ma noi, ripeto, dobbiamo concentrarci volta per volta, non pensare alle partite che dovremo fare, andare a trovare tutto quello che serve per prepararci bene a ogni singola partita, farla bene, farla al massimo, e strada facendo capiremo il Novara dove e cosa potrà fare in questo campionato. Quale potrebbe essere secondo te la squadra rivelazione di questo campionato? Ma rivelazione non lo so, però ci sono squadre che comunque alla fine sono società organizzate, che comunque lavorano bene, mi viene in mente il Trento, mi viene in mente il Lumezzane, mi viene in mente quelle società che comunque all'interno poi di quello che hanno in mente sono società che secondo me lavorano bene, per quello che posso conoscerle.